Jesina Ancona 2-1, è una delle rare storiche vittorie leoncelle nei 41 confronti coi dorici, un successo che gonfia d'orgoglio e punti preziosi la corsa salvezza della Jesina di Amaulo ed è una mazzata per le ambizioni di risalita in classifica dei dorici, ma è soprattutto un 2-1 che lascia tanto amaro in bocca per gli spalti del Carotti deserti causa le porte chiuse per colpa delle ignote scellerate mani che col lancio di oggetti in campo in Jesina maceratese hanno impedito al pubblico di godersi spettacolo ed emozioni del derby. La partita al secondo minuto ci prova la Jesina, girata di testa in aria da parte di Alessandro Gabrielloni, sfera che termina di poco al lato. Al 14esimo pericolosa l'Ancona, punizione dai 20 metri di Borrelli, Tavoni para in due tempi, Stefanelli è lì in area a difendere e mette in corner. Al 16esimo si rivedono i Leoncelli, schema su punizione per la formazione di Amaulo, Marotta cerca l'acrobazia ma il pallone termina alto. Al 18esimo Jesina in vantaggio, Rossini apre a sinistra dove sale Mattia Cardinali che mette un bel pallone a centro area, dove Stefanelli di testa angola sul palo per l'1-0 Leoncello. Al 19esimo punizione di Borrelli per l'Ancona, Tavoni si distende e mette in calcio d'angolo. Al 21esimo Jesina dall'altra parte, calcio d'angolo che smarca il tiro Mattia Cardinali, sfera oltre la traversa. Al 26esimo ancora Borrelli, il migliore nel primo tempo dell'Ancona, tenta il guizzo da sinistra, Tavoni controlla sulla sua conclusione. Al 40esimo vicina al pareggio l'Ancona, sugli sviluppi di un fallo laterale Artiaco si ritrova in area davanti a Tavoni che fa il gatto e sventa il pericolo. Al 42esimo Jesina col cross messo in area da Alessandro Gabrielloni, Barilaro rischia l'autorete mettendo di poco sopra la traversa della propria porta. Al rientro in campo dopo 3 minuti arriva il pareggio da parte dell'Ancona, il numero in area lo firma Borrelli, ex di giornata, palla nel sacco ed 1-1. Jesina che però tiene botta e si fa vedere in contropiede. Al 63esimo Stefanelli serve bene il taglio di Campagna in area di rigore, Darzier chiude in uscita. Al 67esimo di nuovo il vantaggio da parte della Jesina, da destra il cross di Campana, colpo di testa di Stefanelli in area che angola il pallone dal secondo palo, Darzier si salva ma la sfera si impenna, sulla linea c'è appostato Alessandro Gabrielloni che di testa ribadisce in gol per l'episodio che decide. Ancona che reagisce al 79esimo girata di Artiaco in area, Tavoni è fuori causa, Ingari è appostato sulla linea di porta e mette in rete ma l'assistente segnala la posizione di fuorigioco. Lo stesso Ingari protesta e viene ammonito. All'85esimo lo stesso giocatore rimedia il secondo giallo ancora per proteste ed in una manciata di minuti si ritrova espulso. Finale con l'Ancona in 10 e la Jesina che nei minuti di recupero sfiori il 3-1, ma sul contropiede di Tommaso Gabrielloni Darzier salva i suoi dal 3-1.